tempo. Ok, veloce, sono veloce. Aspettavi tanto questo momento, ce l'avevi anche già raccontato, purtroppo però è stata una partita sfortunata, anche soprattutto per te, diciamo. Sì, sì, sapevamo che sarebbe una partita difficile, poi quello che è successo può capitare, però è il peggio che può succedere con un giocatore, un mondiale. Però non ci abbiamo molto tempo di lamentarsi, era una partita fondamentale ma non decisiva, allora queste altre due partite dobbiamo fare molto meglio rispetto a quello che abbiamo fatto oggi e provare a recuperare e arrivare ai nostri obiettivi. Il tuo derby con la Colombia, insomma, però sarà fondamentale, derby sudamericano, no? Sì, loro anche oggi hanno perso, sarà una partita sicuramente con due squadre che cercheranno di vincere, perché non abbiamo altro mezzo per arrivare al nostro obiettivo, anche loro, allora speriamo una partita tosta, dura, però oggi speriamo che sia già scaricata un po' la tensione da prima partita, abbiamo visto che tante squadre hanno avuto difficoltà, pure noi, ma guardiamo il futuro con molta fiducia, perché sappiamo che la nostra squadra può presentare molto meglio che abbiamo fatto oggi. Mi è mancato un po' Camil dietro oggi? Sì, è un giocatore importante, ma abbiamo anche altrettanti altri giocatori che giocano in grandi campionati, che sono preparati, siamo 23 giocatori, è normale che se manca uno c'è bisogno di altri trovarsi pronti, e così deve essere. Davanti non mancava nessuno, però purtroppo Lewandowski e Milik non hanno avuto tante palle gol, come mai secondo te l'ultima? Sì, loro si chiudono molto bene, poi dopo che hanno fatto 1-2-0 hanno chiuso bene, hanno una forza tremenda nel contrattacco, contropiedi, e hanno sfruttato quello lì, quando si stringe dietro, chiudono in linea, e ogni passaggio che forzavamo permetteva loro di contrattaccare, allora è stato difficile anche per i nostri attaccanti, ma guardiamo con fiducia il futuro. Vabbè, grazie, spero che ti piaccia. Ciao. Ciao.